Abbiamo iniziato con le immagini, l'immagine storica, possiamo dire, dell'ultimo punto, di quel punto che ha permesso alla gioielleria Bartoccini Volley di ottenere questa promozione storica in Serie A1. E quindi questa sera chiaramente non potevamo che iniziare con queste immagini, sempre qui dalla Central Car di Perugia, dell'amico Ettore Pedini, che ricordiamo essere anche sponsor quest'anno della Bartoccini Volley, quindi possiamo dire un connubio che ha portato sicuramente fortuna, e siamo qui insomma appunto per parlare questa puntata chiaramente di questa storica promozione. Direi subito di iniziare a presentare i nostri ospiti, a partire dalla mia destra. Abbiamo con noi insomma uno degli artefici, possiamo dire, principali di questa vittoria, di questa promozione, mister Fabio Bovari. Mister, buonasera, grazie. Salve, buonasera a voi. È venuto con noi a Gara Sport per la prima volta, perché noi purtroppo, registrando il martedì sera verso le 7, poi la trasmissione va alle 23, però chiaramente è un orario dove la Bartoccini solitamente si allena, giusto mister? Quindi, assolutamente sì, aveva l'allenamento. Quindi abbiamo avuto spesso ospite il presidente, ma insomma finalmente possiamo avere mister Bovari per, insomma, per parlare, per fare un po' tracciare questo percorso sicuramente importante. Mister, in fase di presentazione una battuta a caldo, insomma, quando c'è stato questo punto che abbiamo visto, qual è il primo pensiero che le è venuto in mente, che ti è venuto in mente? Beh, uno su tutti, abbiamo coronato un sogno, nel senso che lo dicevamo con Antonio spesso, ma ci pensi se dovessimo arrivare in Serie A1? Finalmente ci siamo arrivati, è stata un'esperienza bellissima e credo che sia veramente irripetibile per come si è poi concretizzata. Senti, ma appunto questo progetto, insomma, nato qualche anno fa, insomma, con Antonio Bartoccini, insomma, tra amici possiamo dire, siete partiti dalla Serie C se non sbaglio, insomma. Quindi... Corretto, assolutamente, siamo partiti dalla Serie C, abbiamo fatto un percorso molto molto lungo, abbiamo fatto una gavetta, quindi abbiamo cercato di fare il passo giusto nei momenti giusti e quindi siamo cresciuti cercando di imparare da quelli che facevano meglio di noi e piano piano con le nostre forze, facendo sempre il passo mai più lungo della gamba, siamo arrivati a raggiungere questi traguardi così importanti. Quindi, ripeto, insomma, è stata un'annata abbastanza complicata, ma è stata un'annata che è stata fortemente voluta, dove la determinazione ha contribuito a raggiungere l'obiettivo. Avete avuto anche parecchie difficoltà, poi ne parleremo, giocatrici che se ne sono andate, altri acquisti, infortuni, insomma, però alla fine siete riusciti, insomma, in questo grande risultato. Bene, ora dopo mister Bovari vorrei presentare Giuliano De Matteis, giornalista sportivo. Grazie Giuliano per essere per la prima volta, penso, a Gara Sport. Sì. Grazie del tuo intervento. Insomma, una promozione, dicevamo, importante, storica. Qual è il tuo pensiero? Grazie per l'invito, intanto buonasera a tutti e complimenti al presidente, al coach, a tutte le ragazze per questo risultato incredibile, perché comunque avere due squadre in A1 dopo la Sir, anche una squadra femminile, e in una città che ha avuto una squadra gloriosa come la Sirio Perugia, che ha vinto tutto in Italia, anche all'estero, è un grande orgoglio e auguro alla società di crescere ancora, di avere anche altre soddisfazioni, insomma, e di rendere orgogliosa anche la città e i tifosi perugini che negli ultimi anni sono tornati ad appassionarsi al volley di alto livello. Poi chiaramente parleremo anche di Perugia, ma facciamo questo giro, insomma, doveroso, anche perché ora è il momento del presidente Antonio Bartoccini. Proporrei un applauso al presidente, perché insomma dopo questo grande risultato, Antonio, ancora ti vedo un po' ancora frastornato. Insomma, buonasera Francesco, sì, buonasera ancora tutti. Non hai magari realizzato, sì, dobbiamo metabolizzare questa cosa, quindi... questo che hai fatto, insomma, no? Questi è due giorni che sto rispondendo al telefono a tutti gli amici che mi chiamano, quindi fa molto piacere ovviamente. Quindi certo, al di là della grande soddisfazione, poi anche una grande responsabilità, no Antonio? Assolutamente, va di pari passo, perché chiaramente
se prima era una responsabilità importante in A2, in A1 lo è ancora più grande, quindi si sente insomma la responsabilità, però ecco, mettiamo le cose in fila un passo alla volta. Penso che ti hanno chiamato in tanti, no? Insomma, sì, veramente. Hai sentito il calore della città intorno a te. Sì, veramente, fa molto piacere, questo fa molto piacere, quando si vince chiaramente c'è tutti, insomma, giustamente, no? Ti fanno i complimenti. E poi invece quando uno perde rimane da solo, in maniera assoluta. Oggi però ci godiamo questo momento oggi, finalmente, quindi fa molto piacere veramente. Ce la godiamo. Benissimo, abbiamo visto insomma, anche l'ultimo punto. Domando anche a te, come ho chiesto a mister Bovari, insomma, quando hai visto, anche perché è una partita tirata, insomma, avete vinto 3-2 al quinto set, quindi penso un'emozione fortissima, no? Perché era lì a un passo, Presidente. Sì, perché siamo partiti un po' contratti, le nostre ragazze sono partite contratti, hanno giocato il primo set sottotono, perché forse sentivano troppo la partita, Orvieto era partito fortissimo, quindi siamo andati sotto, poi il secondo siamo ripresi, siamo andati sotto 2-1, dall'altro dal telefonino si vedeva che Trento stava vincendo, quindi c'è stato, diciamo, un momento di sconforto. E per un momento ho pensato di non farcela, poi invece le ragazze hanno reagito e invece poi chiaramente è esplosa la gioia, perché siamo passati dall'inferno al paradiso in mezz'ora. Penso che l'adrenalina a mille, insomma. Sì, no? il cuore ancora funziona bene. Ancora sta riprendendo. Ancora va bene, tieni duro. Bene Stefano, insomma, noi abbiamo qui a Galasport, abbiamo seguito tutta questa cavalcata di quest'anno, insomma, abbiamo sempre dato conto con le immagini, con gli ospiti. Insomma, penso che sia un risultato importante, no? Beh, no, questo per noi di Galasport è particolarmente importante, perché non solo quest'anno ma anche negli anni precedenti abbiamo seguito la Bartoccini nella sua potente, prepotente avanzata nel volley femminile che conta a livello nazionale. L'abbiamo visto crescere, abbiamo visto con quale acutezza, intelligenza è stata guidata la società, e va un merito a questo Antonio Bartoccini, il presidente, che è stato veramente un condottiero di primissimo livello, ma anche la conduzione tecnica è stata in questi anni di grande qualità. Sono ragazzi di Perugia e questo inorgoglisce anche, insomma, tutti i nostri concittadini. Con un potenziamento della compagine che raggiunge la Serie A, rafforza una tradizione straordinaria, come già è stato ricordato, della pallavolo femminile a Perugia. Il nostro augurio di congratularci per questa straordinaria promozione è quella di rinverdire le gloriose vicende della Sirio, che ha dominato la pallavolo mondiale, europea e nazionale per lungo tempo. Non è facile ripetersi a quei livelli, non lo pretendiamo, però è evidente che, insomma, che il paragone alle volte viene spontaneo. No? Viene, diciamo, spontaneo, aiuta e deve essere da stimolo senza nessun obbligo di replay, questo è ovvio. Comunque, voglio dire, sappiamo che la Bartoccini è in buone mani sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della gestione e dirigenziale, e noi vogliamo che si affermi e si consolidi una presenza di questa forte squadra di volley nel massimo campionato della pallavolo femminile in Italia. Bene, torna con noi a Galasport Nicola Bartolini, grazie Nicolò Bartolini, grazie di essere venuto. So che arrivi da Foligno, perché insomma la serie di connessi a Foligno, ed è sempre un po' a questo orario, è sempre un po' una scommessa arrivare. Sei arrivato in tempo, ti ringraziamo. Insomma, anche a te chiedo, insomma, questa vittoria della Bartoccini, insomma, te che sei uomo di sport, insomma, penso faccia piacere, no? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie ancora dell'invito. Ovviamente l'occasione, insomma, è ottima per fare i complimenti sia, insomma, Antonio Bartoccini e al vicepresidente anche Aldo Iacone, che ho avuto modo di conoscere quest'anno andando a vedere alcune partite proprio della Bartoccini Volley, e devo essere sincero, insomma, è un risultato fantastico alla luce, insomma, della crescita, no? Che questa squadra ha avuto negli ultimi anni, che mi è stata raccontata proprio
dal vicepresidente Iacone. Davvero è una cosa che, come ha detto giustamente Stefano, inorgoglisce tutti noi, perugini, umbri in generale, e credo che poi, per come sia arrivata questa promozione in un derby all'ultimo sangue, quasi sportivamente parlando, certo, è stata credo una soddisfazione per tutti, anche per chi non ha potuto assistere come me, ma che giustamente con il telefonino controllava la partita di Mondovì e controllava ovviamente la partita di Orvieto. E insomma, mi unisco ancora a tutti ricordando, ahimè, ad Antonio che tanti onori oggi ma tanti oneri domani, quindi in bocca al lupo. Questo Antonio, penso, presidente Bartoccini, penso che quando sarà ripreso dalla smornia, diciamo, dei festeggiamenti, poi comincerà anche a lavorare insomma insieme al suo, sì, staff, insieme a coach Bovari, insomma, a pensare anche al prossimo campionato, anche perché poi ci sarà anche lo scenario, si allargherà anche lo scenario della scelta, perché in A1 si possono avere 4 giocatrici contemporaneamente in campo straniere, no? Mi, sì, sembra, esatto, quindi chiaramente ci sarà più scelta, bisogna anche saper scegliere. Angelo Pagano al solito angolo, dove lo mettiamo là, insomma, a parlare di pallavolo, di SIR. Questa sera chiaramente di SIR noi parleremo meno, perché mentre noi stiamo registrando sta giocando la SIR, la gara 1, insomma, delle semifinali, quindi non possiamo darvi, a voi che ci vedete le 23, darvi quindi notizie importanti, al di là di dire che chiaramente è approdata alle semifinali. Quindi Angelo, so che eri ad Orvieto, quali sono state le tue sensazioni? Insomma, hai visto questa vittoria, come si diceva con i nostri ospiti, adrenalinica, insomma, sul photo finish? Sì, sì, ero lì a Orvieto, ho seguito tutta la gara dalla zona stampa, e bella, è stata bella. La partita è stata agonisticamente molto molto tirata, ma la posta in palio era veramente davvero davvero alta. Poi non dimentichiamo che anche la Zambelli Orvieto, cioè le padrone di casa, erano a caccia di punti, perché avevano bisogno di punti proprio per accedere ai playoff, perché la formula del campionato era anche abbastanza è anche abbastanza particolare, perché dopo la regular season c'era questo girone playoff che garantiva un posto diretto in A1. Il secondo posto verrà fuori dai playoff, dalla seconda alla settima posizione. Quindi la Zambelli Orvieto lottava proprio per uno di questi ultimi posti liberi, cioè il settimo e il sesto. Adesso mi sembra che sia arrivata sesta. Quindi dal punto di vista è stata una partita molto molto tirata. Quindi ovviamente immagino la suspense finale, diciamo, le scariche adrenaliche anche, diciamo, del presidente Bartoccini. E poi alla fine, diciamo, tutto è bene, ciò che vince bene, una spartizione della posta è qua che ha garantito il passaggio in A1 alla Bartoccini Gioielleria Perugia, e ha garantito appunto l'accesso alla griglia playoff alla Zambelli Orvieto. Meglio di così per due squadre umbre penso che non poteva andare. Giulia Pascucci, vincere un campionato nella propria città. Non so che dire. L'anno scorso era stata tutta un'altra storia, no? Anzi, eravate anche state criticate, un pubblico che voleva le vittorie ma non era paziente. Quest'anno qual è stata l'arma in più per raggiungere questo grandissimo obiettivo? Onestamente, visto che questa è stata la mia settimana delle verità, ho detto a tutte le mie compagne cosa non mi andava bene. Sì, ho deciso che era così, ma anche ai miei parenti, al mio fidanzato, a tutti. Onestamente il pubblico anche quest'anno non è stato paziente, in senso che noi abbiamo perso 2 partite in casa e comunque abbiamo preso qualche parolina di troppo, secondo me. Però oggi critiche zero, ci godiamo questa, tutti sul carro dei vincitori, come è giusto che sia. Noi ci siamo, volevamo questa cosa, ce la siamo andate a prendere con le unghie, perché Trento ha fatto una grandissima pool promozione, onore a loro, solo che forse alla fine, con tutti gli infortuni, la gente che è andata via, eccetera, forse ce la siamo meritata un po' di più alla fine.
soprattutto qui al derby dove all'andata abbiamo perso. E niente, ora questa sera ci godiamo questo successo enorme e poi la martedì tutta in vacanza, o almeno noi Bartocini partiamo tutta la squadra. Ecco, infatti ancora non si sapeva il risultato, poteva essere anche che prolungavate la stagione, ma avevate già prenotato questo viaggio? No, assolutamente no, ma l'abbiamo monitorati fino a ieri sera quelli che costavano meno e stasera appena torniamo agli spogliatoi blocchiamo tutto e partiamo tutta la squadra. Dovevamo venire anche destinazione? Lo scoprirete dalle nostre storie Instagram. Giulia Petrelli, capitano di una Bartocini Perugia infinita, le cui risorse erano veramente al lumicino, ma le avete centellinate, le avete portate fino al quinto set del derby e il punto finale lo hai messo tu. Quale gioia! Sul 2-1 un attimino ci si è stretta, però questa squadra veramente ha un grande cuore, l'ha sempre dimostrato. Ultimamente non stavamo giocando bene perché eravamo veramente stanche e cotte. Però c'avevamo qualcosa in più, quella voglia che veramente ti veniva da dentro e anche oggi ce l'abbiamo fatta, anche un 3-2, ma ce l'abbiamo fatta portare a casa, è quello che ci serviva, quindi a posto così. C'era da seguire il risultato a distanza di Trento, voi vi stavate informando? Niente, zero, non volevamo sapere assolutamente niente, questa era una partita da vincere, quindi Trento non Trento, noi dovevamo portarla a casa con le nostre forze, punto. Che gioia c'hai tu in più per essere il capitano e per aver messo giù l'ultimo punto? No, l'ultimo punto non importa, che mi sono rimessa tanto in gioco quest'anno, quindi avevo tante motivazioni da dimostrare a tutti perché molte squadre mi hanno sbattuto la porta in faccia, quindi mi sono presa una bella rivincita direi, e poi proprio per questa squadra, perché siamo veramente un grande gruppo e ce lo meritiamo tutta, punto. E qui siamo con Ilaria De Michelis, Chiara Lapi, che oggi hanno sofferto, una in campo, una da fuori, ma qual è la cosa più bella, il ricordo più bello di oggi e la dedica? Ma ce ne sono tantissime, veramente, cioè, poi così sofferte veramente ancora più godute, perché siamo sempre state sotto, il primo set 2-1 veramente è stato, però le cose più belle erano sempre quando dopo ogni punto ci radunavamo in centro al campo e ci stringevamo, sapevamo che cazzo potevamo farcela in quel momento. Chiara Lapi, tu da fuori che cosa pensavi? Io stavo solo male, soffrivo, vi prego vincete. Allora, c'è una maglia che contro ogni scaramanzia era già stata preparata. No, era nascosta. Non sapevano niente le ragazze? No, non sapevano niente, abbiamo detto che non volevamo assolutamente niente perché siamo super scaramantici tutti, quindi sta a dimostrare come veramente è stato il sogno di tutti, dallo staff a tutte le persone che sono sempre venute in palestra a sostenerci, nonostante magari nell'ultimo periodo non abbiamo fatto chissà che bene, veramente penso che sia la vittoria di tutti, dal primo all'ultimo. Luisa Casillo, centrale della Bartocini Perugia, che oggi è uscita fuori al momento più opportuno, nel quinto set sembravi inarrestabile, te la sentivi proprio questa vittoria? Questa vittoria me la sentivo, ci ho creduto come tutte le mie compagne e sono contenta che si sia vista al quinto set la mia determinazione e di aver dato il contributo per questa vittoria alla mia squadra e nulla, questa vittoria la dedico alla mia nonna che l'altro ieri l'ho persa purtroppo e niente, è una motivazione in più che effettivamente si è vista e niente, sono contenta. È ripartita da Perugia dalla massima categoria, sei tornata e ci hai riportato Perugia dopo 6 anni di assenza. Davvero, per me anche personalmente è una rivincita perché con l'incidente che ho avuto mi sono fermata un anno e quindi non era semplice ricominciare. In tanti non ci hanno creduto in me, però ho avuto le persone giuste accanto, mi sono circondata delle persone giuste e ci ho creduto fino alla fine contro tutti e questa è la dimostrazione che quando uno ci crede in una cosa, quando ha la volontà di farlo e la determinazione, riesce comunque a riprovare le emozioni che ho provato già in passato con la Igor Novara. Antonio Bartocini, presidente di una omonima Bartocini Perugia, 2 anni fa
accesso alla Serie A avevi detto il programma è andare in Serie 1 in 3 anni. L'hai tagliato questo programma? Veramente non era il programma andare quest'anno, quindi abbiamo alzato l'asticella, abbiamo esagerato, devo dire. Però è una gioia incredibile, perché siamo partiti con non era questo i programmi, però abbiamo fatto veramente un campionato eccezionale, sempre in testa da novembre fino adesso, sempre in cima, e abbiamo vinto, contestato la 1 all'ultimo set dell'ultima giornata, è una cosa incredibile, siamo stati con patema l'animo fino all'ultimo secondo, ma devo dire che è andata così, è bellissimo, se non c'è del cuore. Un grandissimo pubblico anche quello in trasferta oggi al Palapapini, quasi 200 persone arrivate a sostenere la Bartoccini, è sicuramente uno stimolo in più per andare avanti e preparare questa massima categoria. Assolutamente, tanto pubblico, tanto tifo, e fa piacere questo, finalmente abbiamo tanti tifosi che ci seguono, ora festeggeremo, dopo verrà la parte difficile, ma adesso pensiamo solo a festeggiare. Bene, insomma, un presidente veramente lì a caldo, insomma, anche se ce l'abbiamo in trasmissione, però insomma era giusto farlo vedere, insomma, la voce quasi finita, non è che l'hai ripresa proprio totalmente. No, però diciamo, è mancata un paio di giorni. Diciamo che lì abbiamo aperto le bottiglie di spumante, acqua, tutto, insomma, ero completamente fradicio. Anche, e quindi è stato, però, un bel momento, insomma, no? Sì, sì, veramente entusiasmante, veramente. È stato culminato la vittoria all'ultimo set, al tie break, quindi veramente i punti da dentro, ogni schiacciata da dentro fuori, quindi è stata veramente... Senti, ma quelle magliette, insomma, è vero che non, nessuno sapeva niente, insomma, fatte... No, le abbiamo fatte io e Aldo Iacconi, vicepresidente, l'ho chiamato, gli ho detto, dice, ma dovremmo fare qualcosa, perché sta brutto, se succede che ci abbia niente, sta brutto, è brutto brutto. Gli ho detto, vabbè. Anche se le ragazze dicevano che appunto loro non avrebbero voluto, anche, perché sono scaramanti. Ma anche Fabio aveva detto, no, non voglio niente, anche se lo fate non voglio sapere niente, quindi abbiamo fatto io e Aldo. Siamo sentiti io e lui, cioè dopo ci ha pensato lui che io la settimana quella era abbastanza impegnativa, perché avevo l'altro punto vendita, quindi ho detto pensaci tu perché io non c'ho tempo, e abbiamo concordato il claim, lo slogan, quindi insomma è stata veramente una bella cosa, alla fine abbiamo tirato fuori. Insomma, è stato, insomma, per te un periodo intenso, perché oltre alla Bartoccini, insomma, hai fatto due aperture di recente, una a Terni, sì, e una nel centro, nel cuore di Perugia, proprio, sì, sabato, insomma, quindi un weekend, possiamo dire, molto pieno, insomma, diciamo, molto pieno intenso, insomma, sì, sei entrato di prepotenza nel cuore di Perugia, insomma. Poi un'altra cosa interessante che volevo commentare con te, poi voglio sentire il mister Bovari, ma che dà l'idea anche del gruppo. Queste ragazze, insomma, dicevano che sarebbero subito partite in vacanza insieme, tutta la squadra, no? Sì, questo l'abbiamo saputo noi la domenica sera, che avevano programmato di fare questo viaggio insieme, una cosa molto bella, perché... Di solito non succede, no? No, ma sono tutte le squadre, normalmente sono due, tre gruppetti di atleti, che chiaramente ognuno sta per sé, poi giocano insieme perché chiaramente sono professionisti, però difficilmente condividono anche il tempo libero al di fuori dell'attività sportiva, quindi è una cosa meravigliosa, questo la dice tutta sulla qualità di questo gruppo, che veramente è stato un gruppo. Si dice che il gruppo è importante, ed è vero, insomma. È successo, si scrive con l'S di squadra, quindi quest'anno c'era una squadra, un gruppo importante, e il risultato alla fine è venuto, nonostante, come abbiamo detto e sottolineato, le mille difficoltà, gli infortuni, abbandoni e cose varie. Sì, insomma, assolutamente. Io penso che sia giusto anche un po' ricordare, poi commenteremo con tutte, mister Bovari, è chiaro che una cosa così, oltre la società, le giocatrici, sono tanti, insomma, gli attori che hanno contribuito. Vogliamo dire un po' quali sono, insomma, ringraziare le persone, insomma, il gruppo, no? Lo staff tecnico, si diceva prima a telecamere spente che è importante, avevate avuto quest'anno anche dei mental coach, insomma, non avete tralasciato nessun particolare. Assolutamente no, nel senso che quando
abbiamo preso consapevolezza di quello che si poteva fare, ma anche dall'anno precedente l'esperienza ci ha un pochino forgiato, abbiamo deciso di allargare il gruppo, lo staff che circondava le atlete e quindi ci siamo muniti di personaggi che a nostro avviso erano importanti per poter strutturarci ancora meglio. E quindi in questo momento è doveroso ringraziare tutto lo staff medico. Abbiamo la nutrizionista, la dottoressa Bacosi, Emilio Perelli, il dottor Zanti, che hanno fatto un grande lavoro, anche perché considerate che la rosa era composta inizialmente da 12 persone, quindi era una rosa di cui delle 12 persone, 8 erano ragazze preparate per poter fare una serie a due, 3 erano delle ragazze molto molto giovani e una diciamo che era un riempitivo, se mi passate il termine, perché era tra virgolette una ragazza di Perugia che è venuta a dare la cosiddetta mano. E di conseguenza sapevamo che in un arco di campionato così lungo e modellato in una certa maniera lo staff medico aveva un'importanza che era rilevante. A questo abbiamo aggiunto poi due pedine fondamentali, una ormai è con noi da diversi anni, che è lo studio Serendipity di Pieragalli, e che è aiutato da una sua collaboratrice che è Alice. Questo ha contribuito a far sì che comunque anche l'infermeria nel momento in cui si riempiva veniva sapientemente svuotata e nell'arco di un paio di giorni o una o due sedute di allenamento riuscivamo comunque a colmare quel gap. E sono stati molto molto bravi ad eseguire queste, a seguire e a darci dei giocatori pronti senza andare a metterli in non sicurezza. Dall'altro punto di vista poi abbiamo deciso di avere anche i cosiddetti mental coach. Noi non abbiamo avuto un mental coach, ma abbiamo avuto una squadra di mental coach. E spiegaci cosa, magari i nostri telespettatori che non conoscono bene questa cosa, è una figura nuova, penso. Sì, è una figura nuova che si sta affacciando molto sia sul mondo sportivo, ma anche su quello industriale, dove ci sono delle persone che allenano la mente, nel senso che allenano la persona attraverso la mente a supportare e a sopportare degli stress in determinati periodi o a trovare quella giusta concentrazione che ti permette attraverso una canalizzazione dell'energia di migliorare la tua prestazione, questo sia sul mondo sportivo che sul mondo imprenditoriale. Noi abbiamo avuto la fortuna di non averne uno, ma in una seduta pensate che ne sono arrivati ben 8. Okay? E abbiamo fatto 2 turni di lavoro per concentrare quello che è l'esigenza del mondo della pallavolo veloce con dei ritmi abbastanza serrati al ritmo dell'allenamento. Quindi avevamo diviso la squadra in 2 gruppi e abbiamo fatto una seduta per 8 ragazze con mental coach e poi un'altra seduta con allenatori e ragazze dall'altro gruppo seguiti in una seconda sezione. È stato molto bello il riscontro, ripeto, a oggi col senno del poi l'avete visto, quindi credo che abbiamo azzeccato parecchie mosse. Ilario Mattesi, sembra insomma che veramente è stata una stagione diciamo quasi perfetta, al di là delle difficoltà che hanno incontrato insomma con qualche giocatrice, una giocatrice se n'è andata, qualche infortunio, però insomma una società che ha curato tutti i particolari, possiamo dire, no? Sì, ma sentendo parlare il coach, il presidente, si sente proprio questa passione che mettono nella squadra e poi magari le difficoltà sono quelle che ti danno quella forza in più su un'annata, no? Hanno magari cementato il gruppo e come si è visto adesso erano tutte molto cariche, le ragazze erano pronte ad andare a festeggiare, però insomma se non c'è una squadra e una società dietro non raggiungi mai un obiettivo così importante e poi conta anche un po' magari di fortuna nel momento giusto, però se per arrivare a un risultato così c'è bisogno di un'organizzazione, di una passione e la Bartoccini, anche sentendo parlare loro, ce le ha tutte queste caratteristiche. Bene, Stefano, abbiamo sentito queste interviste, insomma, avevamo visto anche la scorsa settimana, se ti ricordi, l'intervista della Pascucci, molto emotiva, molto bella, perché insomma
anche lì fine gara aveva, come dire, insomma, si era liberata un po' dalla tensione, insomma, dall'aver vinto una partita importante, nonostante le assenze, si sentiva un po' il carico anche di responsabilità, si era quasi commossa. E rivedere anche questa intervista a fine gara, insomma, si vedeva proprio che è un gruppo unito delle ragazze che volevano, c'era unione di intenti, no? No, quello senz'altro, d'altra parte questi risultati si raggiungono dove una serie di fattori si incrociano positivamente e ovviamente l'incrocio determina il risultato, ma anche la descrizione, diciamo, dello staff completo della Bartolcini è una descrizione fatta adesso dal coach, che ci dimostra con quanta attenzione tutti gli aspetti sono stati curati, e anche l'aspetto, diciamo, psicologico delle ragazze, così importante in tutti gli sport, ma diciamo nella pallavolo con delle ragazze e con le ragazze in maniera particolare, così ossessivamente curato, ha determinato il fatto che poi alla fine vai a Orvieto in un derby così sentito e vinci il 3-2. Importante per tutte e due le squadre, perché ovviamente perciò niente gli è stato regalato, diciamo. E questo è un fatto assolutamente importante. Le interviste sono di ragazze emozionate, quando hanno vinto il campionato è ovvio che siano emozionate, perché queste sono ragazze che hanno per mesi si sono allenate per molti giorni della settimana, hanno sofferto, hanno subito infortuni, hanno svolto un campionato sopra le aspettative rispetto a quanto era stato programmato. Anche Antonio è rimasto, presidente, è rimasto sorpreso. Sorpreso, che gli è saltata la programmazione. L'azione. Voleva anche lui in 2-3 anni, no? Invece volevo stare un po' tranquillo. Sì, no, ma noi ci piacciono questi presidenti. Questi non ragionieri, no? Questi presidenti che indicano l'obiettivo e lo raggiungono prima, no? Perché poi c'è qualcuno che invece dice lo faremo senz'altro, poi non è vero, ricominciamo da zero, poi... invece qui diciamo, voglio dire, che noi il gas, finché c'è gas noi si dà. Si dà a tappo, come ce n'era parecchio, ce n'era a tappo. E questo va bene perché ripropone anche, diciamo, una classe dirigente di una società che è affidabile, che è una società che costruisce il successo sportivo anche sulla attendibilità, oltre che sulla passione, su una programmazione sportiva, sull'affidabilità, sulla costanza delle guide tecniche, no? Perché non è che ogni 6 mesi cambi le guide tecniche, invece abbiamo delle guide tecniche che hanno avuto dei risultati. Penso che il loro connubio è un esempio, penso, storico. Diciamo che Antonio, noi siamo un caso, penso che sia eccezionale e anomalo. È anomalo. Quanti anni è che state insieme? Adesso stiamo insieme? No, insieme no, scusa. Ecco perché. Non ci siamo fidanzati. Scusa, insieme questo connubio, allora, sportivo. Allora, noi abbiamo cominciato a giocare insieme, penso 30 a anni a giocare, fa. A giocare. A giocare noi. Insieme. Ah. Giocavate 1982. Ah, ecco. Meno qui, sì. Giocavamo insieme. Io facevo lo schiacciatore, lui faceva il palleggiatore. Poi abbiamo rigiocato insieme, quindi dal 1982 per diversi anni, poi le strade sono separate come giocatori, poi ci siamo rincontrati nel 2004, l'allenatore, io facevo il dirigente, ho fatto il direttore sportivo, quindi abbastanza blandamente, dopodiché quando siamo andati a Corciano nel 2006, io ancora facevo il vicepresidente, facevo il dirigente, e quindi, diciamo, non avevo preso in mano, insomma, parzialmente la situazione, quindi sono dal 2004 sicuramente che si lavora insieme, quindi siamo cresciuti insieme su questo progetto sportivo. Ricordiamo che lo staff tecnico è composto da tutta gente di Perugia, il vice allenatore Daniele Panfili, il vice allenatore Gianluca Ricci, l'assistente allenatore Andrea Sarnari, Matteo Tognellini e Simone Picchio, sono tutti
tutti di Perugia. Di Perugia. Mi dimentico qualcuno? No, ci siamo dimenticati. Mi sono dimenticato io prima di aggiungere allo staff medico Carmela Ignozza, che è stata una collaboratrice veramente molto molto efficiente. Quindi considerate lo staff... che avendo il mondo femminile era anche l'unica donna che stava a contatto con le donne, gli altri sono uomini, quindi lei e la dottoressa Bacosi, che è una nutrizionista, erano le uniche donne, quindi avevamo anche calcolato questo, cioè mettere una donna nel posto giusto per le problematiche magari che le ragazze che potevano avere, certo, femminile. È importante, quindi, anche un'accortezza. Anche assolutamente sì. Quindi credo che lì. Uno staff tutto perugino, di una squadra tutta perugina, credo che sia, insomma, insomma tutto lo staff tecnico della città in cui gioca, credo che abbia pochi casi. Negli sport, forse in sport così, magari i cosiddetti minori, magari sicuramente. Questo è anche un caso veramente interessante che andrebbe ulteriormente studiato e approfondito. Con un allenatore, caso, potrei dire modello? Questo può essere. So. Noi abbiamo sempre pensato di fare il modello alla Ferguson, perché Fabio fa anche il direttore sportivo. Ferguson, Alex Ferguson è stato al Manchester United per 25-26 anni, quindi ha fatto la storia, eh? No, è stato giudicato non più 30 giorni fa il miglior allenatore della storia del calcio. Esatto, quindi ci sono degli esempi che chiaramente poco calzanti, perché chiaramente paragonarci a questa però, realtà, insomma, è un modello però, voglio dire, a cui vi riferite, devi guardare qualcosa di grande per cercare di imitare, no? Quindi noi siamo rifatti a quel modello, fino adesso sta tenendo, è andato, insomma, sicuramente questa è stata una grande soddisfazione, proprio perché siamo partiti da questa idea di due amici al bar che giocavano insieme e abbiamo costruito questa cosa, quindi veramente siamo strafelici di questo. Bene, volevo sentire Nicolò, perché tra altre cose si parlava di mental coach, tu che insomma hai una grande azienda, diceva Mister Bovari che insomma che mental coach vengono utilizzati anche nelle aziende, ti risulta insomma questa cosa, potrebbe essere un'idea, Nicolò, sì. No? Assolutamente sì, io più che altro mi soffermerei sul fatto del progetto, certo, è il fatto di avere realizzato un qualcosa che è così duraturo, ma è anche... ha delle fondamenta così solide, è la cartina di tornasole di come mettere la testa prima delle mani su qualcosa paghi sempre, quindi credo che questo sia diciamo l'aspetto più bello che oggi ci regala la vittoria della Bartoccini, cioè come un progetto a lungo termine abbia magari raggiunga degli obiettivi prima di quando addirittura si aspettava. Quindi, questo modello caso. Che si rifà insomma anche al Manchester, a Ferguson, insomma può essere un'idea, è interessante. A livello calcistico, insomma, c'è anche noi tifosi del Perugia, un po' ce lo spieghiamo che prima o poi venga fatta una scelta anche più duratura degli allenatori. Insomma, ripeto, Bartoccini da questo punto di vista ci insegna molto. Beh, certo, anche poi nei momenti difficili che ci sono stati anche nelle passate stagioni, questo perché quando si vince è facile essere o stare insieme. Si diceva che le giocatrici venivano messe in discussione, non l'allenatore. Questo è un aspetto che nel calcio non esiste. Ma forse perché è più la scusa, perché sai, mandi via un allenatore, ne mandi via uno, è più semplice. Aggiri il problema, no? Nel senso. Semplice. L'anno passato, insomma, ci sono stati i momenti di grandissima attenzione quando comunque si lottava per non retrocedere e ci siamo confrontati tantissime volte, ma in maniera costruttiva e per crescere e migliorare e imparare dagli errori, perché se impari da un errore non è un errore, quindi per crescere e migliorare, insomma, quindi è stato sempre un confronto molto serrato spesso l'anno scorso, quindi chiaramente stanno... è andato tutto liscio, quindi chiaramente non è facile, cioè, così è comodo. Però insomma voi questo che dite l'avete dimostrato appunto nel passato, nella scorsa stagione, dove ecco l'unione di intenti e la coesione erano reali, non solo quando si vince è più facile, insomma, no? Magari in altre realtà una situazione come quella di anno scorso, dove arrivi a tre giornate dalla fine che ti giochi la salvezza, è il primo anno che fai la Serie 2, avrebbe messo in discussione, in crisi molte strutture, e invece noi abbiamo tenuto la barra dritta, il timone dritto e abbiamo proseguito per la nostra strada. Non abbiamo né mandato via l'allenatore né mandato via le atlete.
ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto quadrato e abbiamo cercato di superare le problematiche non soggettive, ma quelle oggettive che un campionato da neofiti ti proponeva. E quindi ci siamo veramente interrogati in tutto e dappertutto e ci siamo cercati di migliorare. Credo che una chiave dei nostri successi e dei nostri percorsi pallavolistici sia stata anche questa, cioè il cercare di apprendere il più velocemente possibile per migliorarci. Vorrei ringraziare ancora, non so se l'avevo fatto dopo l'intervista, ancora Alberto Aglietti per averle realizzate per il suo Pianeta Volley e gentilmente ce la concesse per questa sera per Gara Sport, quindi lo ringrazio ancora per la sua gentilezza. Angelo Pagano, a questo punto insomma, che abbiamo, come dicevamo prima con Stefano, seguito insomma, la pallavolo, la Bartoccini in particolare, per tutta questa cavalcata, hai sentito un po' tutti i commenti, tutti gli staff tecnici, il modello eccetera, a te cosa ha colpito di più della Bartoccini? Quali sono le cose che ti sono piaciute del modo di gestire la squadra e anche del modo di giocare, di come hanno reagito le ragazze in campo anche nei momenti difficili, quando magari mancava qualcuno o come? Ma allora, in questi casi quello che conta è crederci, questo non c'è dubbio, e loro ci hanno sempre creduto, sì, sin dall'anno scorso, quindi bisogna dare atto di questo, ci hanno creduto tanto. Le ragazze poi sono state bravissime, io onestamente con la Chiara Lapi fuori, la Michela Catena che era un ottimo cambio in banda, effettivamente non era semplice portare a termine l'impresa. Le brave ragazze sono state brave da questo punto di vista, cioè nel senso che si sono coese ancora di più, e questo è stato diciamo un dato importante. Tra l'altro loro, diciamo, andando a vedere poi un po' di statistica, proprio di meri numeri, cioè hanno avuto diciamo, un comportamento diciamo, lineare durante tutta la stagione. Questo comportamento nella fase più importante, nella fase playoff addirittura, è stata anche premiante, perché le due sconfitte sono arrivate al tie break, quindi nonostante questo sono riuscito a portare a casa punti. È stata una cosa determinante questa, che poi sono stati anche i punti importanti per avere poi diciamo la meglio su Trento. Quindi a mio avviso sono stati questi due fattori determinanti, la società che ci ha creduto non da oggi ma da tanto tempo, e le ragazze che hanno saputo diciamo, affrontare questi momenti di difficoltà. Bene, io direi adesso, so che Antonio tra un po' deve andare a vedere, insomma, è già finita per chi ci guarda, ma insomma so che Antonio e Mister Bovario vogliono andare a vedere la gara 1 delle semifinali, mi sembra giusto, insomma, anche perché comunque sarà anche lì sicuramente, tanti complimenti gli faranno, insomma, quindi entrate nel vostro mondo. Ma prima di lasciarvi andare, perché poi voglio mandare un servizio, così torniamo a parlare di Perugia, di un servizio importante, questo può essere interessante, Antonio, perché è un'iniziativa diciamo di co-marketing che Perugia fa con gli sponsor, vivere il dietro le quinte, no? Vivere, si chiama walkabout, il termine tecnico, che noi ne abbiamo seguito un altro per Nicolò, per la sua azienda, per Connessi, anche lì ci sono stati dei clienti, no? Che hanno visitato insieme a voi il prepartita, il museo, il campo, gli spogliatoi. Sì, una bellissima esperienza, iniziativa, no? Insomma, esperienza da parte realizzata dal marketing del Perugia Calcio, che ha permesso insomma ai nostri clienti, i nostri partner, di poter essere accompagnati allo stadio, dove ovviamente è stata improntata questa giornata all'insegna del padre e figlio, quindi ogni cliente ha avuto la possibilità di portare un piccolo neo grifone allo stadio e fargli vedere da vicino gli spogliatoi, i giocatori che arrivavano e scendevano dal pullman, oppure di calcare il terreno del Renato Curi, che insomma è emozionante per noi grandi, figuriamoci per un bambino. Quindi è una piccola esperienza che però insomma ci lega sempre di più sia al Perugia Calcio, ma che fa apprezzare qualcosa di diverso. Noi abbiamo reso conto del servizio di Nicola Torrini, che poi vedremo, e speriamo di farlo anche l'anno prossimo, no? Insomma, può essere un'idea, Antonio, di fare queste, no, per i futuri sponsor. Assolutamente. Potrebbe essere un'idea interessante, far vivere, no, il dietro le quinte, no? Un po'
po' sì. Il far vedere come si assapora insomma quello che c'è dietro lo spettacolo, tante volte magari a non tutti è concesso, potrebbe essere un incentivo anche, no, per far vivere questa cosa. Ora, prima però di lasciarvi, insomma, prima ai microfoni spenti si diceva ci sarà un festeggiamento, insomma, no? Questo verrà organizzato quando le giocatrici rientreranno, sì. Sicuramente, sì, beh, ci deve essere la consegna ufficiale della Coppa. Del titolo, no? Del titolo, sì, e delle medaglie per le ragazze, quindi dovremo adesso... Penseremo a una location dove farla, sicuramente ci saranno, vorremmo fare festeggiare insieme ai tifosi e agli sponsor questa cerimonia, quindi a giorni... Filippo, ci sarà un bagno, insomma, sarà possibile per i tifosi rivedere le ragazze, certo, insomma, festeggiare, insomma, no? La cosa che faremo, adesso dobbiamo capire come incastrarle, perché in questi giorni, tra l'altro, con tutte queste feste di mezzo, hanno un po' scombussolato tutti i programmi, insomma, quindi dobbiamo... Quindi a breve scioglierai le riserve. Penso entro la fine di aprile dovremo farla, insomma. Sì. Toccini, un ringraziamento agli sponsor, penso sia anche doveroso, no? Gli sponsor assolutamente, perché senza gli sponsor non esisterebbe questa squadra, quindi tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, che ci hanno seguito, va fatto, quindi sono tanti gli sponsor che ci hanno seguiti, quindi a loro va un plauso per aver sostenuto questa società. Bisogna dire che è da un po' di anni che ti seguono, sei uno, insomma, hai numericamente poi, insomma, sì, abbiamo tra le 50 e 60 aziende, che chi, insomma, chi più, chi meno, in maniera più importante e chi meno importante, compatibilmente con, certo, le proprie risorse, le possibilità, ci sostengono, no? Quindi non sono pochi, ne serviranno, perché chiaramente per la 1 serviranno più e di maggiore importanza, quindi adesso dovremo cominciare a fare la conta delle risorse per costruire la squadra della prossima stagione, quindi adesso diventerà, ecco, difficile cominciare a lavorare sulla prossima stagione, quindi cominciare a capire che squadra potremmo costruire. In linea di massimo, Antonio, scusa, Francesco, a livello di importi economici, quanto conta? Qual è il delta tra la 2 e la 1? Diciamo, dipende, anche qui sono varie possibilità. Varie scuole di pensiero. Dipende, varie scuole di portafoglio. Ecco, appunto, di pensiero. Era una metafora, chiaramente, in quel senso. I top team per noi sono irraggiungibili, cioè Conegliano, Novara, Scandicci, Busto, Monza, Bergamo, cioè, sono tutti nomi importantissimi, quindi noi siamo gli ultimi arrivati e avremo quelli sicuramente il budget è più piccolo. E quindi dovremmo essere bravi, dovrà essere bravo Fabio a scegliere con lo staff, a scegliere i giocatori, le quattro o più straniere che potremmo scegliere, quindi sicuramente dovremmo fare un po' come fa il Perugia Calcio, insomma, no? Quindi fare delle scommesse e scegliere bene sul vasto parco atlete che c'è in giro per il mondo, perché quindi possiamo... Perché quest'anno, ricordiamo, potete andare a pescare nel mondo, mentre e così fai contento Vinti, anche che lui è un grosso sostenitore dei roster a risparmio. No, non andare a stuzzicare, qui siamo dentro bisogna festeggiare adesso fino al festeggiamento, no? Ovviamente, okay. Dopo il festeggiamento, questo io penso, l'ho detto prima, che Bartoccini e il suo staff sarà senz'altro in grado di gestire le risorse e definire una compagine adeguata alla nuova categoria. Ovviamente si riaprirà il ragionamento sugli impianti sportivi a Perugia, perché adesso mi sembra, questo però ne parleremo dopo festeggiamenti, perché mi sembra che siamo leggermente imbastiti su un ragionamento esclusivo sul Curi, una vicenda del Pale Evangelisti che non ha avuto, sicuramente non è stata della massima serenità. Ma voglio dire, adesso c'è un nuovo, diciamo, commensale, che è appunto la Bartoccini, che dovrà essere trattata adeguatamente anche in relazione al fatto che è sicuramente una compagine di Serie A, che a Perugia la pallavolo è molto seguita, ha un pubblico. Ricordiamoci che i pienoni al Pale Evangelisti, i primi pienoni erano per la pallavolo femminile, che personalmente mi piace anche di più, questo però, diciamo,
È la tua cosa personale, insomma. No, personale, non è, personale, perché secondo me se vede gusto, certo, la pallavolo, se vede... È più giocata, insomma, è più, no? È anche, è più vedi giocato, più scambi. La pallavolo è più tecnica. Sicuramente vedi più colpi, vedi con lucidità e segui la sequenza, il movimento, e la maschile è tanta forza. Certo, ma quando vi incontrate con Bartoccini per riquadrare la prossima stagione? Ma la domanda dovrebbe essere diversa, quando non ci incontriamo. Quando non ci incontriamo. Allora diciamo, quando non vi incontrate sempre, ma quando ne parlerete? Perché comunque adesso ci deve essere una congiunzione a fare adesso. Seconda come dopo i ponti, sì, diciamo. Esatto. Ma come diciamo riposo, le ragazze sono contrattualizzate durante l'anno? Loro, hanno dei termini? Allora, loro hanno un vincolo sportivo con la società di appartenenza fino al 30 di giugno. Fino al 30 di giugno. Come nel calcio, quindi. Diciamo. Assolutamente sì. Sono, scade il 30 giugno. Si possono utilizzare per tutti i scopi. Istituzioni, qualsiasi cosa, eventi pubblicitari o quello che ritiene più opportuno la società. Diciamo che per quello che hanno fatto il presidente gli ha concesso abbastanza, perché tre giorni adesso gli sono stati concessi, avranno i punti di Pasqua, mentre ci sono le loro, tra virgolette, colleghe che lavoreranno, perché certo, comunque certo. Ci sono partite. Però gli sono state concesse, perché veramente, credetemi, quindi quando se... torneranno loro ancora si terranno in allenamento? No, assolutamente no, ci sarà uno sciogliere. Io dal punto di vista tecnico le righe da quel punto di vista. Sì, basta, dal punto di vista tecnico io ho rotto le righe, quindi hai rotto nella già maniera le righe, più assoluta. Quindi le rivedremo per i festeggiamenti, assolutamente, no? Sì, assolutamente. E magari sì. Qualcuno a gara sport, Stefano, no? Beh, sarebbe ora che Bartoccini ci domanda a queste giocatrici. Francesco, devi cambiare gli orari, perché adesso Bartolini dice c'è lo sciogliere delle righe, allora ragazzi. Va bene. Quindi assolutamente una sono a disposizione. Cerchiamo di avere una qualche giocatrice prima o dopo i festeggiamenti, vediamo.